Le avete viste queste immagini? Certo che le avete viste, sono così belle che non vi dispiacerà se le guardiamo un'altra volta. Da settimane si parla tantissimo, e giustamente, delle nuove immagini dello spazio ottenute dal James Webb, il nuovo telescopio capace di ottenere delle immagini dello spazio e del passato con una risoluzione mai vista prima. Lungi da me entrare in argomenti che non mi riguardano e che non sarei in grado di trattare, ma in questo video vi voglio spiegare perché il James Webb eccita da morire anche noi biologi. Manco a farlo apposta, questo video si inserisce benissimo all'interno della serie C'era una volta sulla Terra dedicata alla biogenesi, che a proposito vi sta piacendo? Ci abbiamo già anche l'episodio spin-off. In questo video voglio proporvi una serie di riflessioni sull'origine della vita e del perché James Webb potrebbe aiutare noi biologi a capirne di più sull'argomento. Tutto è iniziato quando ho visto questa immagine. Questa immagine rappresenta lo spettro di emissione dell'atmosfera di un gigante gassoso e quei picchi rappresentano la radiazione infrarossa emessa da molecole di acqua. In pratica, ogni molecola emette una radiazione elettromagnetica di qualche tipo. Se quindi puntiamo un telescopio su un pianeta e vediamo che quel pianeta emette molta radiazione che corrisponde ad una determinata molecola, allora vuol dire che quella molecola è presente in abbondanza su quel pianeta. E già rilevare la presenza d'acqua su un pianeta è una cosa enorme, perché sapete quanto sia fondamentale per la vita. Purtroppo il pianeta in questione, WASP-96b, ha una temperatura superiore a 500 gradi Celsius, per cui ciccia, niente vita lì. Ma la forza di James Webb sta nel fatto che è molto sensibile nel range della radiazione infrarossa, e ciò lo rende bravissimo a guardare le stelle e le galassie per tantissimi motivi che, fidatevi se vi dico, che è meglio chiedate a qualche astronomo bravo. Da biologo invece vi dico che il fatto che James Webb sia sensibilissimo negli infrarossi è una figata, perché nell'infrarosso emettono non solo le molecole d'acqua, ma anche le molecole organiche, quelle stesse molecole che sono alla base della vita come la conosciamo. Questa meraviglia, questo gioiello della tecnologia potrebbe quindi non solo aiutarci a capire qualcosa in più sull'universo, ma anche sulla vita e sulla sua origine. Ad ogni modo, se ti piace la divulgazione scientifica, soprattutto in campo biologico, anche se questo video un po' sconfina in alcuni punti, iscriviti al canale. Ok, quindi adesso la domanda centrale. Ha senso usare l'astronomia per cercare vita o sue tracce su altri pianeti per meglio comprenderne l'origine? A dire il vero, l'astronomia e lo studio dell'origine della vita hanno più punti in comune di quanto si pensi. Questo perché, a meno che non si vogliano abbracciare teorie teiste, possiamo pensare alla comparsa della vita come una conseguenza diretta delle leggi che governano l'universo. Per la vita come la conosciamo, per esempio, sono necessari determinati elementi come idrogeno, azoto, carbonio, ossigeno, fosforo, zolfo e molti altri. Questi elementi hanno delle caratteristiche che li hanno resi compatibili all'origine di determinati sistemi che hanno portato poi all'origine delle molecole, delle prime molecole in grado di replicarsi. Ora, occhio a non confondere cause con effetti e a non dare interpretazioni finaliste a questo discorso. Quello che voglio dire è che, per esempio, sarebbe bastato un valore diverso di una qualsiasi costante fisica che, puff, gli elettroni non sarebbero stati intorno ai protoni, oppure i protoni non si sarebbero formati, e così via. Oppure, se lo spazio creatosi dopo il Big Bang non avesse previsto la gravità, non si sarebbero formate le stelle, i pianeti e così via. Badate bene, questo non vuol dire che in un universo con caratteristiche diverse dal nostro non avrebbe potuto originarsi la vita o qualcosa di paragonabile ad essa, cosa in realtà possibile con moltissime combinazioni di variabili fisiche. Ma la vita come la conosciamo noi è diretta conseguenza delle leggi fisiche che governano questo universo. Da ciò ne deriva che sia molto probabile che la vita si origini, si sia originata o si originerà ancora molte volte in svariati punti dell'universo. Questo appunto perché il nostro non è un caso speciale e il numero di possibilità a disposizione è qualcosa di inintellegibile. Sicuramente c'è chi pensa che siamo un'anomalia nell'universo, che possiamo effettivamente essere soli, che siamo un caso speciale. Personalmente trovo tali posizioni poco distanti da altre come il disegno intelligente o la creazione diretta da parte di una divinità, perché banalmente le dimensioni dell'universo giocano contro questa visione. Anzi, direi che qualora venisse dimostrato che siamo soli nell'universo, solo questo sarebbe ciò che forse più potrebbe incrinare il mio ateismo, perché davvero non vedo altri motivi se non il disegno intelligente al fatto che reazioni decisamente plausibili e per niente difficili da
avvenire non debbano essere avvenute anche in altri punti dell'universo. Inoltre, non c'è assolutamente nessuna ragione per supporre che su altri mondi la vita debba aver percorso la nostra stessa strada. La vita potrebbe evolversi in tantissimi modi diversi, tanto che ad un certo punto dovremmo anche chiederci se saremmo in grado di riconoscerla qualora l'avessimo davanti. Uno degli errori concettuali più comuni quando si cerca di ragionare sull'origine della vita è considerare tutti gli eventi che si sono dovuti verificare come casuali e pensare al come una serie di eventi così poco probabili si siano susseguiti e incastrati l'un l'altro. E in tal caso è facile venir sopraffatti dall'apparente estrema improbabilità che tale catena di eventi si verifichi. Vi faccio un esempio. Questa visione dell'origine della vita è un po' come pensare di mettere in una scatola le decine, se non centinaia, di ingranaggi che compongono un orologio, agitare la scatola ed ottenere così un orologio montato e funzionante. Un evento del genere non è impossibile, ovviamente, ma è altamente, estremamente improbabile. Ed è lecito che chi si immagini così l'origine della vita abbia difficoltà a comprenderla. Ma non è il modo giusto di modellizzare la biogenesi. Ma prima di continuare, fatemi ricordare che se anche voi voleste sostenere questo progetto, perché vi piace tantissimo la divulgazione scientifica come la faccio, siete invitati a visitare la mia pagina Patreon, sottoscrivere un abbonamento, trovate il link in descrizione nel video, entrerete a far parte fra l'altro della bellissima community dei mici di Tancredi, perché questo nome, storia lunga. Cambiamo modello. Immaginiamo di porre dentro la scatola solo due o tre elementi che si incastrano fra loro e di agitare la scatola. L'evenienza che si montino correttamente fra loro in questo modo continua ad essere molto poco probabile, ma lo è decisamente di più rispetto a voler montare in questo modo tutto l'orologio. Consideriamo anche che i pezzi, una volta montati correttamente, non si smontino più. A questo punto possiamo aggiungere nella nostra scatola, contenente i primi elementi montati correttamente, qualche altro elemento e ripetiamo lo scuotimento, sperando che si montino correttamente di nuovo. Ancora una volta abbiamo davanti un evento poco probabile, ma di nuovo più probabile di montare l'intero orologio e bla bla bla. Avete capito che si può ripetere questo ragionamento per più passaggi fino a ottenere l'orologio completo. Notate che il punto di partenza e il punto di arrivo sono gli stessi, sia nel caso che si mettano tutti i pezzi alla rinfusa, sia che si mettano un po' alla volta. Ma sono i passaggi intermedi a cambiare. Nel caso dei pezzi alla rinfusa, si presuppone che tutti i passaggi possano avvenire più o meno contemporaneamente e si cerca di immaginare come sia possibile da tutti quei passaggi ottenere un orologio. In pratica, in ogni momento è presente l'intero ventaglio di possibilità e questo rende il modello di fatto ingestibile. Nell'altro caso invece i passaggi sono sequenziali e ad ogni step solo un numero limitato di eventi possibili è presente. In altre parole, un conto è se l'ingranaggio A deve incastrarsi con l'ingranaggio B ma nella scatola ci sono altri 400 ingranaggi, altro conto è se insieme all'ingranaggio B ce ne sono solo altri 3 o 4. D'accordo, direte voi, ma è un paragone che sta in piedi con la biogenesi? La risposta è ovviamente sì, se no non l'avevo tirato su tutto sto pippone. Per esempio, prendiamo alcuni passaggi chiave dei modelli che spiegano la biogenesi. Non ci interessa al momento sapere come si sono verificati, ma solo quali sono. Come per esempio l'accumulo di molecole organiche, la polimerizzazione delle molecole, lo sviluppo della capacità di autoreplicarsi, l'accoppiamento acidi nucleici proteine e lo sviluppo del codice genetico. Questi passaggi sono i nostri ingranaggi. Alcuni di essi possono anche avvenire contemporaneamente, come ad esempio la polimerizzazione e lo sviluppo dell'autoreplicazione. Altri invece non solo non sono necessari sempre, ma non rappresentano nemmeno un'opzione. Infatti non si può sviluppare codice genetico se prima non è avvenuto l'accoppiamento fra acidi nucleici e proteine. E allo stesso modo questi sono ingranaggi che una volta che si sono montati non si smontano. Una volta che i polimeri hanno acquisito la capacità di codificare informazione sotto forma di capacità di autoreplicarsi, o scompaiono tutti i polimeri che hanno quella capacità, oppure quella capacità non la perdono. Vi sarà chiaro adesso perché in effetti il modello dell'orologio montato qualche ingranaggio alla volta spieghi l'origine della vita meglio di una scatola con tutti gli ingranaggi alla rinfusa. E perché l'origine della vita non sia di fatto un evento così improbabile da essere unico. Mi spiace se volevate sentirvi speciali, perché il successo di ogni passaggio è casuale e richiede un elevato numero di tentativi. Ma la catena di eventi di questi passaggi casuale non lo è.
e anzi ad ogni step solo un determinato numero di esiti è permesso. In quest'ottica dunque ha perfettamente senso cercare la vita su altri pianeti, anche perché molti degli eventi che formano i passaggi iniziali, come l'origine di molecole organiche, avvengono naturalmente ovunque nell'universo e sono stati osservati. E come queste molecole sono arrivate sulla Terra, non c'è motivo di pensare che non siano arrivate anche su altri pianeti. Vedremo poi in cielo una volta sulla Terra che le condizioni affinché queste molecole polimerizzino sono tutto fuorché rare, così come tutti i passaggi successivi. E il tutto, banalmente, seguendo le leggi chimico-fisiche dell'universo, senza bisogno di interventi esterni, mani invisibili o entità superiori. In definitiva, pensare che una catena di eventi, se non uguale, almeno molto simile, sia avvenuta da qualche altra parte nell'universo, è solo logico. E James Webb potrà gettare nuova luce proprio su questi processi. Potrebbe, per esempio, trovare la presenza di molecole organiche su altre lune o pianeti, o addirittura tracce di molecole più organizzate, che sarebbero una figata. E sì, potrebbe persino rilevare indizi di vita extraterrestre. Ma anche a non voler essere così ottimisti, Webb potrebbe fare nuove scoperte, che so, sulla formazione di molecole organiche nello spazio, o sulla presenza di acqua in posti strani, scoperte che potrebbero insomma farci rivedere gli attuali modelli sulla biogenesi. E potremmo così scoprire che la vita potrebbe persino essere più frequente di quanto abbiamo finora immaginato e calcolato. Per onestà intellettuale, va detto che potrebbe anche scoprire il contrario, ovvero che le condizioni per lo sviluppo della vita siano invece più rare di quello che pensiamo. Personalmente non credo che sarà questo il caso, perché sono molte, troppe le cose che non sappiamo dell'universo. E volendo fare un semplice esercizio mentale, potremmo intanto dire che in realtà conosciamo la probabilità minima che si origini la vita nell'universo, una su 10 miliardi di anni, ovvero il nostro caso. Questa rappresenta letteralmente la stima più pessimistica che possiamo fare, e penso che da qui si possa solo salire. Per cui, James Webb, facci sognare, pure a noi biologi. Questo era tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo. Voglio ringraziare tutti i sostenitori della pagina che non mi ricordo da che parte scorrono, e quindi faccio così il ringraziamento di Schrödinger. Considerate la possibilità di supportarmi tramite la pagina Patreon, e ad ogni modo, se vi piace, iscrivetevi al canale.